Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Con questo video inizieremo una vera e propria serie dimostrativa dedicata al gioco a speculare con i segni a casa. Ho già pubblicato un video sul gioco a speculare ed anche un video su come scegliere i segni a casa, che vi consiglio di andarvi a guardare. Ma adesso in questa serie andremo a creare una situazione reale di gioco dove selezioneremo le partite da giocare, calcoleremo gli importi per i recuperi ed organizzeremo la nostra tabella dove riporteremo i guadagni e le perdite. Ma andiamo per ordine. Per prima cosa dobbiamo avere un capitale da mettere a disposizione per il gioco. Io ho a disposizione 300 euro e li vado a segnare qua. Questa è la tabella che mi sono andato a creare, poi poco per volta capiremo come è strutturata. Nel metodo che adotterò andrò a selezionare 5 partite, che come proporzione finale sarà equivalente ad un raddoppio. Dunque andiamo a selezionare le nostre 5 partite. Vado sul palinsesto, seleziono segna casa e procediamo con la scelta delle partite. Per scegliere i segna casa andrò ad analizzare le quote inferiori a 1,30 e superiori a 1,10 e vediamo, analizziamo la prima partita. Per scegliere segna casa andremo a valutare il rendimento della squadra di casa, che non deve essere al di sotto del 50% e non deve anche essere inferiore a quello, al rendimento della squadra ospite. E poi lo storico della squadra di casa non deve essere inferiore di quello della squadra ospite. In questo caso abbiamo che il rendimento della squadra di casa non è inferiore del 50% e non è neanche inferiore alla squadra ospite, mentre lo storico è inferiore alla squadra ospite. Dunque questa partita non la andrò a considerare. Vado avanti, scelgo quest'altra 1,14. Il rendimento non è inferiore a 50 ed è superiore alla squadra ospite. Stessa cosa anche lo storico. Questa partita la vado a selezionare ed è la prima. Poi andrò su questa quota qua a 1,10. Il rendimento non è inferiore alla squadra ospite ed è non è inferiore al 50%. Qui non c'è storico, dunque non andrò a selezionare niente, passo avanti. Qui abbiamo un'altra quota 1,14, il rendimento è superiore alla squadra ospite e non è inferiore al 50%, però lo storico è inferiore, vado avanti. Abbiamo un'altra quota 1,14, lo storico è superiore alla squadra ospite e non è inferiore al 50% e in più lo storico della squadra di casa è superiore alla squadra ospite. Andrò a selezionare questa partita a 1,14 ed è la seconda partita. Quella a 1,30 non la vado a considerare. Prendiamo questa a 1,22. Il rendimento non è inferiore alla squadra ospite e non è inferiore al 50%. Qua lo storico è superiore, dunque vado a selezionare questa quota a 1,22. Vado avanti, siamo già a 3 partite. Bologna-Verona, il rendimento è inferiore al 50%, dunque salto la partita e vado avanti. Abbiamo quest'altra quota 1,14, Amburgo, non è inferiore al 50% e non è inferiore alla squadra ospite. Lo storico poi in casa è superiore alla squadra ospite e vado a selezionare la partita Amburgo. Ok, e siamo a 4 partite, ci manca l'ultima. Questa è 1,45, le salto. Questa è 1,30, la salto. Vediamo questo qua, Deportivo contro All Boys. Il rendimento non è inferiore al 50% ed è superiore alla squadra ospite e lo storico è pari, dunque vado a selezionare quest'altra partita. Ok,
ho selezionato le mie 5 partite e queste partite le andrò a giocare in singola. Dunque cliccherò su sistemi, spunterò il primo quadratino dove sarà riportato accanto il numero 1, dunque in singola, e segnerò l'importo 1 euro per giocarmi la mia schedina da 5 euro. Nel caso prenderò tutte le mie partite, la cifra che andrò a guadagnare sarà più o meno equivalente alla quota che ho giocato su una singola partita. Qui abbiamo 86 centesimi, io ho giocato 1 euro sulla singola. La cosa importante che devo comprendere è la proporzione di guadagno-rischio, e cioè quanto capitale devo rischiare per guadagnare una certa somma. In questo metodo approssimativamente punterò 5 parti per guadagnarne una, che sarà sicuramente durante il gioco la cifra che starò perdendo. Oh, questa è la schedina che andrò a giocare. Per una maggiore chiarezza andrò a copiarmi un po' i dati di questa schedina, me li andrò a riportare nella mia tabella. La prima partita dell'Arsenal è una quota 1,14, la seconda partita Football Club è una quota a 1,14, la terza Aston Villa è una quota 1,22, Hamburgo è una quota a 1,14, Deportivo Riesta è una quota 1,22. Queste sono le mie 5 partite e la mia prima giocata in singola sarà di 1 euro. Questi sono gli importi che andrò a vincere in caso i miei 5 esiti saranno vincenti, per un totale di 5,86 euro, che è lo stesso importo che vediamo qua sotto. Nel prossimo video vedremo in realtà quante partite sono risultate vincenti, come calcoleremo l'importo da giocare in singola e come calcolare l'importo da giocare in singola per un eventuale recupero. Questo per il momento è tutto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!